All'inizio fu il bel canto di Partenope, la sirena ammaliatrice dalle cui spoglie trascinate dalle onde del mare sugli scogli dell'isolotto di Megaride prese forma alla città di Napoli. Poi vennero le villanelle e i canti delle lavandaie, secoli e secoli di storia di una città che nel suo canto trova espressione popolare e potente, aristocratica ed emozionante. Fai differentemente se tu m'acciro non ti dico niente. Che cos'è la canzone napoletana? La canzone napoletana è tutto, perché attraverso Boio, Tagliaferro, Lama, Murolo e anche gli autori degli anni 50, Pisano, Alfieri, Cioff, Boracura, Rendine, Russo e tanti altri, è conosciuto in tutto il mondo questa nostra bella Napoli attraverso queste belle canzoni tipo Solomiglie, tipo Tornar Sorriente. E anche lo stesso Pavarotti, se non avesse inciso queste belle canzoni, non avesse cantato tutte queste belle canzoni nei suoi concerti per tutti. Il nostro progetto vede la luce nell'aprile del 2017, fino a prima del Covid eravamo riusciti a portare nel nostro luogo dell'anima 15.000 visitatori da tutto il mondo. Di chi viene a Napoli, noi diciamo sempre, per la nostra immensa cultura, per la nostra bellezza, per mangiare una buona pizza, ma anche per ascoltare la musica di questo territorio, come si fa in qualsiasi altra parte del mondo con una tradizione musicale molto forte come noi. Ecco, nel corso della nostra puntata incontreremo anche i nipoti eccellenti, insomma, dei grandi protagonisti della vera musica napoletana, Sergio Bruni, Mario Trevi, la tua stessa famiglia, insomma, è una famiglia dell'eccellenza della musica napoletana, ma questo è un progetto che parte e parla dei giovani di Napoli. Sì, è un progetto che parte dal basso, e, insomma, non c'è stato calato dall'alto, ma siamo un gruppo di giovani, l'Associazione Napolitanata, che ha partecipato ad un bando di concorso del Comune di Napoli per avere questo spazio che poi vedremo in affitto a titolo oneroso. L'abbiamo ristrutturato in maniera appunto del tutto autofinanziata e trasformato in un piccolo gioiello, una piccola bomboniera, un piccolo spazio dove appunto in maniera stabile si può ascoltare musica napoletana. Nulla di calato dall'alto, dal basso, c'è tanta energia e poi i risultati, fortunatamente, almeno prima del Covid, erano arrivati. Guardare questo posto come era all'inizio era qualcosa di incredibile. C'era un soppalco che divideva questa sala in due. All'interno tutto dismesso, un deposito di tassametri e rottami di taxi, perché questo prima era un luogo dove i tassisti venivano a timbrare il cartellino, quindi c'era di tutto. E c'è stato tanto lavoro, c'è stata tanta ricerca, abbiamo viaggiato, siamo andati a vedere le case dei Fados, siamo andati a vedere i tablao come erano. Ci affascinava pensare che non ci fosse palco e platea, ma artisti e pubblico erano tutt'uno. La grande tradizione della musica napoletana, diamo anche una dimensione appunto musicale di quello di cui stiamo parlando. Certo, appunto napoletanata, Salvatore di Giacomo.
Salvatore Di Giacomo, versi, poesie, poesie in musica. Sì. Ecco, oggi racconteremo quella che è proprio la grande storia della musica napoletana. Diamo anche un contesto che è anche quello narrativo di questa tradizione a Napoli. Sì, assolutamente. Salvatore Di Giacomo in sé è stato il là della mia formazione. Da piccolo, un aneddoto di vita. Con mio nonno percorrevo, io abitavo ai quartieri spagnoli, percorrevo via Emanuele De Deo, scendevamo, prendevamo il pullman, il 140 a via Toledo e ci fermavamo a Posillipo, in piazza Salvatore Di Giacomo. Mio nonno adorava fermarsi sulla panchina e leggere al monumento Era de Maggio. Avrei avuto 6 anni, 7 anni, folgorato, proprio rapito da quello che era la tradizione, da quello che erano i versi, da quello che era il pensiero, cioè il pensare napoletano, il parlare napoletano, il sognare napoletano, che è tutt'altro, è una filosofia differente. Era di maggio. Mimmo Matania, le mani sapienti del maestro ci stanno accompagnando in questo viaggio, un viaggio fatto di date, di periodi e anche di particolari capitoli di questo racconto. Quali sono le date della musica napoletana? Noi in particolare ci occupiamo della canzone napoletana, quella definita classica, quindi quella di fine 800 fino agli anni 30-40 del 900. Ovviamente come qualsiasi rivoluzione, come qualsiasi filone letterario, culturale, musicale, non è che si nasce e si muore in un anno specifico, ma c'è tutto un periodo precedente che tra gli addetti ai lavori viene chiamato di antefatti della canzone napoletana, quindi te voglio ben assai 1835-39 in base alle interpretazioni e fa parte appunto di questo periodo precedente, ma anche dopo c'è stata canzone napoletana, c'è stata musica napoletana, come vi dicevo. Carosone è l'emblema che in questi giorni, insomma, anche a livello nazionale è riuscito ad arrivare, ecco, a un pubblico molto più vasto attraverso la fiction di Rai 1. Carosone ha rivoluzionato quella che era la canzone, la musica napoletana precedente, mettendoci tanto swing, tanto jazz e portando poi, insomma, anche in tutto il mondo la nostra melodia rivoluzionata. Thank you.
Napolitanata non è soltanto un luogo dove si ascolta musica, ma è molto molto di più. È un progetto molto ampio, perché fin dall'inizio abbiamo inteso questo luogo come uno spazio dove la musica napoletana potesse essere protagonista attraverso i concerti, attraverso mostre, esposizioni, attraverso attività di formazione. Tra tutti abbiamo conosciuto gli eredi della canzone napoletana, dei grandi interpreti, dei grandi autori della canzone napoletana, e siamo accomunati da alcuni principi comuni, quelli secondo cui le nuove generazioni, noi più giovani, dobbiamo necessariamente portare avanti questa tradizione, ma in che modo? Musealizzando, dove musealizzare non necessariamente vuol dire tenere chiuso, ma conservare, valorizzare e soprattutto rendere fruibile, che è qualcosa che prima di Napolitanata non si era fatto. Io dico che la canzone napoletana deve essere per i giovani come il Napoli, il sangue che ti scorre nelle vene, quindi ti devi emozionare quando ne parli, come sta accadendo a me adesso. Salvatore Architravo, il nipote di Mario Trevi, ecco, come, qual è insomma il filo genealogico che ti lega a questo grande principe della musica napoletana? È il mio nonno materno, quindi io dico sempre di essere un grande fortunato, perché questa è una grande fortuna, nascere in una famiglia che ha un protagonista di un'epoca d'oro della nostra cultura, e io sono tra questi fortunati. Nonno Mario è, diciamo, uno dei giovani di quella generazione che è stata protagonista dei Festival di Napoli. Infatti proprio dal Festival di Napoli è nata questa perla di Indifferentemente, dove fu nel 1963 primo interprete insieme a Mario Abate. Poi da lì c'è stata la grande fortuna di questo brano, che pur arrivando secondo però è riuscito a girare il mondo, è stato cantato da grandissimi interpreti come Sergio Bruni, come Mina. Attraversato l'oceano, è arrivato in America, è stata tradotta in varie lingue. Qui però ho un piccolo reperto, che è il provino di quello che poi diventerà il 45 giri di Indifferentemente, cioè questo qua. E furono vendute 1 milione di copie di questo 45 giri, quindi arrivò addirittura in Francia. Qua ho la versione francese di Indifferentemente. Tuo nonno cosa ti racconta di questa canzone? Lui cosa racconta questa canzone che è diventata un vero e proprio tormentone nel mondo? Parla di questa fine di un amore con qualche metafora che purtroppo delle volte non è tanto compresa, perché il si tu m'acciri non mi riga niente è intesa come uccidimi, che mi dai la... Finiamola con quest'amore, cioè dimmi che è finita, questo è l'uccidere, no materialmente uccidere. I patimenti d'amore, perché... I patimenti d'amore, sì. Perché soltanto, come sono solo i napoletani, sanno amare in questa maniera. Ma la nostra lingua ci permette tante sfumature, tante metafore, credo sia una delle poche lingue dove non c'è il ti amo, cioè stavo ti voglio bene assai. Io ho un ricordo che coinvolge anche quello che è stato il suo maestro artistico, cioè Sergio Bruni. Avevo 3-4 anni, ed in braccio a nonno ho cantato Carmela a Sergio Bruni. Quindi questo credo sia il ricordo più dell'infanzia più bello che ho. È stato il mio ispiratore, perché io sono stato un appassionato sfegatato di Sergio Bruni. Attraverso lui mi è venuto questo prurito, come si dice a Napoli, di cantare, e logicamente studiando, approfondendomi eccetera, ho avuto il piacere di entrare nel primo festival nel 1960 con la canzone che si chiamava Canzone all'antica,
E trovandomi in mezzo a tutti questi mostri, Sergio Bruni, Franco Ricci, Aurelio Firi, Giacomo Rondinella, Maria Pales, Mario Abbate, eccetera, per me è come se fosse stato un sogno. Invece è stata veramente una grande realtà. Perché poi ho avuto il piacere di cantare le canzoni assieme a Claudio Vill, insomma ad Emilio Pericola, a Robertino, a Milva, la stessa Milva e tanti altri, Maria Paris, Mario Abbate, eccetera. Eva, la nipote di Sergio Bruni, insomma tuo nonno rappresenta davvero forse il personaggio maggiormente di spicco della musica napoletana, raccontaci anche un po' come la parentela, come suol dirsi. Allora, io sono la figlia dell'ultima figlia di Sergio Bruni, mio nonno ha avuto la fortuna, sfortuna di avere 4 figlie femmine e sono la figlia di Brunella, quindi l'ultima. E sono nata a casa di nonno, perché fino ai 3 anni ho abitato a casa di nonno e per me è stato veramente un amore. Io e lui ci amavamo in un modo folle. Io racconto sempre che da piccolina avevo 4-5 anni e assistevo alle sue prove. Mi sedevo su una poltrona e ero capace di stare 4-5 ore ferma, incantata, ad assistere alle sue prove. Questo mi ha insegnato il perfezionismo, mi ha insegnato l'essere meticolosi, la ricerca, lo studio, perché nonno non lasciava nulla al caso. Forse è riuscito a cavalcare così tanti stili, così ha cambiato così tanto la voce, l'ha resa sempre più profonda nel tempo, proprio per questa grande sperimentazione. Oltre allo studio proprio della voce, è riuscito a ristrutturare, a restaurare la canzone napoletana e a cercare magari le vignalelle del 500, a riproporle. Lui è stato il primo, per esempio, a cantare da solo Palcoscenico, che prima era una canzone corale, e lui l'ha cantata da solo riproducendo tutti i suoni della città. Per me nonno è la canzone napoletana, è la mia vita, e spero, insomma, nel mio piccolo di poterlo raccontare e di far rivivere la sua memoria, perché oltre ad essere un grande artista, un grande cantante, era un grande uomo. Mi piace, insomma, ricordare quello che la descrizione che ne ha dato tra le tante il maestro Roberto De Simone. Parla di un miracoloso innesto tra tradizione musicale contadina e quella del mare di Napoli. Perché? Perché forse, allora vi racconto una cosa molto bella dell'infanzia di mio nonno. Mio nonno è nato poverissimo, ultimo di 11 figli, e in terza elementare l'hanno fatto andare via da scuola, l'hanno cacciato da scuola perché non aveva le scarpe. Lui è nato a Villaricca, quindi questo, diciamo, questa nella campagna dell'entroterra napoletano, questi vicoli, questa tradizione culturale rurale. Però quando veniva a Napoli a trovare una sua zia, passava con il tram, vedeva il mare attraverso i palazzi, ed era l'unico momento in cui lui vedeva il mare, e per lui era il sogno più grande poter realizzare il suo sogno di cantare e soprattutto poter venire a vivere a Napoli. E quando io ero piccolina andavo a dormire da lui, cosa che mi piaceva tantissimo ovviamente, perché lui mi viziava e straviziava, la prima cosa che faceva la mattina, mi portava alla rotonda Diaz, che era ancora transitabile con le macchine, si fermava e respirava l'aria di mare, guardava questo mare e si incantava. Non a caso il mare è stato uno dei suoi più grandi successi, l'ha ispirato, è stato per lui, come lo è per me, un balsamo per l'anima. E quindi lui è stato proprio anche attraverso Carmela, il connubio con Palomba, è riuscito a descrivere tutti i contrasti di una città meravigliosa ma anche spietata a volte, tutto il dolore, tutta la dolcezza. Ecco, forse proprio questo è riuscito a fare nonno. Il grande dolore, la grande dolcezza di Napoli nel racconto di Sergio Bruni. Ci stiamo incantando a guardare i tuoi occhi, perché è incredibile, sono davvero gli occhi del maestro Sergio Bruni. Grazie, questo è il complimento più bello che mi possono fare, perché spero di portare una parte di nonno dentro di me, anche se piccola, insomma, però era veramente una persona speciale, oltre ad essere un grande artista. Eva, che cos'è per te la musica napoletana? Per me la musica napoletana è la mia famiglia, è la mia storia, è, penso, il primo vagito. Mi ha circondata, mi ha avvolta, e spero che, insomma, io cerco di parlarne e soprattutto di portarla avanti, di farla conoscere ai più piccoli.
Io nel mio piccolo, grazie anche all'incontro con Napolitanata, con Salvatore Architravo, siamo nipoti d'arte, insieme a loro ho creato un personaggio, delle storie, 12 storie, è un supereroe che si chiama Gennarino Cerulli ed è venuto dal paradiso per salvare la canzone napoletana, quindi ci sono tutte queste storie con le sue peripezie e i bambini che lo aiutano. E lui fa proprio questo, cerca di avvicinare i giovani alla canzone napoletana. Al termine di ogni articolo, di ogni racconto, ci sono due link con due canzoni e in questo modo è anche diciamo una fruizione più interattiva. Come hanno reagito i bambini? I bambini sono stati felicissimi, si sono incantati. Questa, vabbè, meravigliosa, ce ne sono tante di copertine di TV series e canzoni molto, molto carine, particolari, anche una con mia mamma piccola. Questi invece sono i libri che ha scritto nonno. Oltre a essere un grande cantante, era una persona molto spirituale e quindi faceva leggeva veramente di tutto, era molto curioso. Credo che sia inopportuno che io te lo dica con le mie parole, te lo dico con le parole che Edoardo De Filippo, che era un suo grande amico, gli dedicò, con una poesia bellissima che si intitola Al mio fraterno amico Sergio Bruni. A gente sa che dice che tu sia voce Napoli, e sa che dice pure che Napoli son io. Se tu sia voce Napoli e Napoli son io, che sa che viene a dicere che tu sia voce diciamo così, il nostro patrimonio che ci mantiene all'impiedi e la nostra cultura. Per quanto riguarda i giovani, che cosa ne penso? Che devono studiare, perché se non si studia non si arriva a nessuna parte. Perciò studiate ragazzi, perché se si fanno le cose serie si fa veramente bene, ma se si canta per scherzare, per dire sa voglio fare un po' di soldi, non si arriva veramente da nessuna parte. Perciò studiate, studiate, studiate e complimenti a questi qua di Napolitanata, veramente complimenti e bravi, perché io vi ho ascoltato, specialmente il pianista che è molto bravo, e poi non fate altro che onorare Napoli e diffondere Napoli in tutto il mondo. Grazie, veramente grazie di quello che fate a nome di tutta Napoli e di noi cantanti napoletani di ieri. Grazie. E indifferentemente io verda te. Il nostro viaggio purtroppo finisce qui in Napolitanata con i grandi protagonisti e soprattutto col maestro che ci ha accompagnato in questo viaggio nei luoghi dell'anima. Qual è il tuo messaggio ai nostri telespettatori aspettando la riapertura del post-Covid? Finisce qui per questa occasione, per questa puntata, ma Napolitanata continua. Insomma, noi in questo periodo ci diciamo sempre che ci stiamo dimostrando la resilienza, ecco, siamo l'emblema della resilienza, una resistenza fatta di passione, fatta di energia. Sopravvivere in questo periodo non è stato e non sarà ancora semplice, chissà.